L'esultanza che ieri sera ha visto protagonisti Paqueta e Piontek ha sicuramente richiamato alla memoria dei tifosi del Milan quella di Kakà e Sheva. La gara di ieri tra Milan e Cagliari avrà sicuramente riportato alla memoria ricordi felici tra i tifosi del Milan che hanno rivisto nell'abbraccio di Paqueta e Piontek. Decisivi ieri, le ben più famose esultanze di due idoli del passato come Shevchenko e Kakà. Uno longilineo, scuro di capelli maraviglioso in viso, dal talento immenso ma ancora parzialmente inesploso, e l'altro, biondo, proveniente dall'est e attaccante dal gol facile, delle similitudini che si racchiudono totalmente nell'immagine che accompagna questo articolo che, ne siamo sicuri, sono giunte automaticamente negli occhi dei nostri lettori nel momento in cui Piontek e Paqueta stavano esultando. Il Milan di Shevchenko e Kakà era sicuramente una squadra diversa da quella attuale. Una formazione già vincente e rodata che poteva contare su campioni indiscussi e già affermati, ma che ha saputo ricostruire su solide basi i destini della propria dinastia. Il Milan di oggi è un Milan che deve partire da zero ma che può contare su una statura giovane, anzi giovanissima, e dunque dai margini di miglioramento ancora inesplorati, Donnarumma, classe 99, e già nell'Olimpo dei più grandi, Romagnoli, 95. È il difensore capitano in piena linea di continuità con Maldini e Franco Baresi, Pessé, 96, e Suso, 93, due certezze sempre impiegabili e infine, proprio loro, Piontek e Paqueta, due protagonisti dell'ultima partita e, speriamo, del futuro a lungo termine del mondo, proprio come i grandi.